In questo numero, l'esperta per quarantena, aumento ansia e depressione. Lo studio con eparina, meno 20% mortalità da Covid-19, l'Associazione Italiana Farmaci, servono studi urgenti. Scienziati della Statale di Milano, casi coronavirus fino a 100 volte di più, immunità lontana. E ancora, allarme 118, impossibile andare avanti senza protezioni e test agli operatori. Neurologi, il nuovo coronavirus potrebbe infettare anche il sistema nervoso. Intelligenza artificiale made in Italy per ricerca anti-Covid. A seguire la notizia scelta per voi dalla redazione. Se ora a dominare e a giustificare l'isolamento, la chiusura delle attività, il cosiddetto lockdown, è l'ansia dovuta alla paura di ammalarsi o di morire di Covid-19, o di poter perdere una persona cara a causa di questa nuova malattia, o anche il lavoro con tutte le conseguenze che questo determina, appare evidente che in molti casi a pagarne le conseguenze è il nostro stato psichico ed emotivo. Ma in che modo? Quando terminerà questo confinamento ci sarà una esplosione di sindrome ansioso e depressive da disturbo post-traumatico da stress, che è un disturbo che viene in persone precedentemente assolutamente sane. Questo è causato sia dalla presenza del virus sia dal confinamento obbligatorio a casa, che può determinare una sensazione di sequestro. Proprio perché è difficile adattarsi a rimanere tanto tempo a casa obbligatoriamente, con sogni, incubi relativi al confinamento e all'essere sequestrato, e anche atteggiamenti e paure di tipo fobico. Al termine del confinamento, le fobie potranno trasformarsi in un autoconfinamento, ovvero in una difficoltà ad uscire da casa proprio per paura di contrarre il virus. Ma ci potranno essere anche comportamenti assolutamente opposti, ovvero persone che hanno sviluppato una persecutorietà da questa sensazione di sequestro e quindi, quando usciranno fuori, essere molto preoccupati di essere contagiati, avere anche atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri, vissuti come non sufficientemente prudenti o che non portano i dispositivi, le mascherine previste in modo adeguato e che quindi possono contagiarli. E una volta finita la fase di confinamento, cosa si può fare? Non si tornerà alla vita di prima. Non si torna alla vita di prima perché sarà necessario portare la mascherina, i guanti, perché le scuole presumibilmente potrebbero non riprendere subito a settembre, ma soprattutto perché la mascherina è difficilissima da portare se non ci si è abituati. Per questo è importante cercare di portarla già a casa e abituare anche i bambini ad indossarla in modo che siano pronti nel momento in cui si potrà di nuovo uscire. L'altro aspetto è che l'ansia, la depressione, la frustrazione, l'angoscia possono essere presenti già da adesso. Per questo è importante rivolgersi ai centri di ascolto gratuiti. Ce ne sono molti, ci sono moltissime associazioni, le ASL e anche la Società Psicoanalitica Italiana, un servizio di ascolto per gli adulti, per i bambini e per le famiglie. Una riduzione fino al 20% della mortalità fra i pazienti Covid-19 con un marcato aumento di un indicatore di presenza di coaguli del sangue grazie all'uso di un vecchio farmaco, l'eparina. A segnalarlo è uno studio britannico secondo cui l'uso di eparina nei pazienti Covid-19 potrebbe avere effetti anticoagulanti, oltre che antinfiammatori e persino antivirali. Rapporti aneddotici dall'Italia, evidenzia lo studio, suggeriscono un aumentato rischio di tromboembolia venosa nei pazienti ricoverati negli ospedali con Covid-19 e chiaramente la profilassi anticoagulante gioverebbe a questi pazienti. Ma potrebbero esserci altri benefici perché è nota anche la funzione antinfiammatoria dell'eparina, che può essere rilevante in questo contesto. L'eparina può inoltre influire sulla disfunzione microcircolatoria e ridurre il danno d'organo e agire sulla disfunzione endoteliale che contribuisce agli effetti cardiaci, un'altra complicazione sempre più riconosciuta del Covid-19. L'Agenzia Italiana del Farmaco sottolinea però in una nota che, essendo già entrato nella pratica clinica l'uso terapeutico delle eparine a basso peso molecolare per i casi gravi, sono necessari urgenti studi randomizzati che ne valutino efficacia clinica e sicurezza. E poiché tale indicazione si basa su evidenze molto preliminari, può essere considerata solo dopo un'attenta valutazione caso per caso.
A tal proposito, la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA riporta in una scheda le prove di efficacia e sicurezza disponibili al momento, fornendo ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente. Sarebbero almeno 10 volte di più, ma probabilmente anche 100 volte di più rispetto a quelli dei bollettini ufficiali, i casi di Covid-19 in Lombardia e più in generale in Italia. Come spiegano Carlo Lavecchia ed Eva Negri, gli epidemiologi dell'Università Statale di Milano, coordinatori dell'indagine DOXA che stima il sommerso dell'epidemia SARS-CoV-2 nella penisola, i bollettini si riferiscono infatti principalmente ai pazienti severi arrivati all'attenzione degli ospedali, ai quali però andrebbero aggiunti tutti i casi asintomatici. La ricerca DOXA, condotta dal 27 febbraio al 30 marzo, ha quindi preso in considerazione i vari sintomi riconducibili alla Covid, dichiarati da un campione di 1000 abitanti della penisola. E partendo dal presupposto che dal 7 marzo l'influenza non fosse più presente nel nostro paese e che la maggior parte di questi sintomi fossero ragionevolmente correlabili a Covid-19 piuttosto che ad altri virus minori, gli epidemiologi hanno stimato che in Italia possano esserci 5, 10 o anche 20 milioni di infettati se gli asintomatici fossero molto numerosi. Nonostante tutte le stime fatte, si è però ancora lontani dal raggiungimento dell'immunità naturale, spiega Lavecchia, che sottolinea come occorrerà del tempo per arrivare a 0 casi. Non possiamo più andare avanti così. Ci vogliono dispositivi di protezione individuale e screening per gli operatori in prima linea contro l'emergenza coronavirus. Lanciano un grido di dolore Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, e Francesco Marino, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici Medicina Generale 118, che in una lettera aperta alla stampa descrivono una situazione assurda e irricevibile, chiedendo al governo risposte immediate, concrete, non più rinviabili. Perché servire con fierezza lo Stato senza risparmiarsi in nulla, sottolineano, non implica essere eroi né tantomeno candidarsi per diventare eroi alla memoria, eroi morti quindi, come tragicamente già successo. Desta estrema preoccupazione, scrivono Balzanelli e Marino, la situazione che ci viene segnalata ormai con cadenza quotidiana da pressoché tutti i territori regionali, dai medici, dagli infermieri e dagli operatori del sistema di emergenza territoriale 118, relativa allo sconcertante perdurare della mancanza di dispositivi di protezione individuale, finalizzati a garantire le dovute condizioni di sicurezza nella operatività e elevato biocontenimento che caratterizza la gestione dei pazienti Covid-19. Sospetti o conclamati. Le forniture giornaliere sono assolutamente insufficienti, se non inesistenti, denunciano, rispetto alla necessità assoluta di far fronte in modo appropriato ai pericoli a elevatissima probabilità di contagio, anche alla luce dell'enorme diffusione della pandemia da parte di soggetti positivi asintomatici che nella maggior parte dei casi non sanno nemmeno di esserlo. Considerando i dati diffusi dall'Università di Padova, che ha testato tutta la popolazione di Vo' Euganeo, dove i positivi al Covid-19 asintomatici o pauci sintomatici sono stati documentati in misura pari addirittura al 45%, e non ritenendo improbabile che questi dati vengano confermati a livello nazionale, i camici bianchi dell'emergenza urgenza ritengono che ormai non vi sia intervento di soccorso effettuato sul territorio dagli operatori SET 118 che possa considerarsi sicuro quando gli stessi operino privi dei dispositivi di protezione individuale idonei alla gestione del Covid-19. Il coronavirus SARS-CoV-2 potrebbe infettare il sistema nervoso. Ad esplorare questo aspetto è Vincenzo Silani, ordinario di neurologia e direttore della scuola di specializzazione in neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia e stroke unit dell'Istituto Auxologico di Milano. Fra i 7 super esperti firmatari di un documento della Società Italiana di Neurologia, nel quale viene spiegato che in base ad alcuni dati anche il nuovo coronavirus è in grado di raggiungere il sistema nervoso centrale e periferico, nonché il muscolo. In generale, infatti, i virus a RNA, famiglia a cui appartiene anche il coronavirus, responsabile dell'attuale pandemia, sono in grado di infettare ulteriori organi e sistemi oltre quello respiratorio.
ed è proprio quel sintomo ormai noto perché riportato da moltissimi pazienti, cioè la perdita o la riduzione della capacità olfattiva, che suggerisce agli specialisti che il coronavirus possa attraverso il naso, sua via d'accesso, raggiungere ed infettare il sistema nervoso centrale in regioni critiche della regolazione del sistema autonomo, oltre che quello respiratorio. Alcuni dei pazienti positivi a Covid-19 riportano infatti anche sintomi neurologici quali ridotta capacità di percepire i sapori, percezione limitata o assente degli odori, nevralgia o ipoestesie, cioè dolori e riduzione di sensibilità cutanea, cefalea, vertigini, fino anche disturbi neurologici più severi. Si tratta di sintomi in un primo momento ritenuti secondari rispetto a quelli più urgenti relativi alle vie respiratorie, ma che oggi ricevono considerazione sempre maggiore, spiega Silani. I neurologi, aggiunge l'esperto, sono preparati alla gestione dei pazienti affetti da malattie infettive. Lo dimostra il fatto che circa il 10% dei pazienti ospedalizzati per coronavirus necessita di assistenza in reparti di terapia intensiva e questo tipo di ospedalizzazione comporta anche un attento monitoraggio neurologico per verificare l'eventuale insorgenza di problematiche neurologiche e di eventuali complicanze a distanza post-infettive. Il ruolo del neurologo, poi, è anche quello di collaborare attivamente con gli infettivologi nell'eventuale scelta delle terapie, tenendo conto delle possibili e importanti interazioni farmacologiche, come quelle tra antivirali e antiepilettici o anticoagulanti orali, conclude Silani. Offrire gratis ai ricercatori di tutto il mondo l'accesso a una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale. E questo per aiutare nella lotta a Covid-19, malattia causata dal nuovo coronavirus e responsabile di migliaia di morti in tutto il pianeta, a mettere a disposizione un'azienda di Modena, con 260 dipendenti e già presente in 7 paesi. Ma di cosa si tratta e come funziona? Expert System è un'azienda italiana che da oltre 20 anni sviluppa una tecnologia di intelligenza artificiale per comprendere il linguaggio naturale. Immaginate di avere ad esempio due frasi in cui compare la parola virus. La prima è: il mio computer è un virus. La seconda è: il virus Covid-19 ha scatenato una pandemia. Ecco, la tecnologia di Expert System, esattamente come il cervello umano, capisce che nel primo caso si parla di un attacco informatico, mentre nel secondo caso invece si parla di un parassita biologico. Si tratta quindi di uno strumento che permette di accelerare la ricerca. La tecnologia di Expert System riesce a leggere e a capire i testi, anche la documentazione medica, gli studi clinici, le ricerche scientifiche. Immaginate quindi di poter classificare automaticamente un testo e di poter estrarre sintomi, farmaci, terapie, malattie, il nome del ricercatore che ha prodotto lo studio, la università a cui appartiene o l'azienda in cui lavora. E ancora di poter estrarre le relazioni tra questi dati, come ad esempio quali farmaci potrebbero curare una determinata malattia. Immaginate quindi di poter combinare questi metadati con quelli presenti in altre decine di milioni di documenti. Chi userà questa piattaforma avrà dei superpoteri che gli consentiranno non solo di cercare più efficacemente qualcosa che lui già conosce, ma magari anche di scoprire qualcosa che non gli era noto. E tutto questo viene già usato? Molte aziende farmaceutiche internazionali usano la tecnologia di Expert System. Anche il New England Journal of Medicine, la più antica e prestigiosa rivista del settore, è nostra cliente. Al di fuori del dominio medico abbiamo realizzato centinaia di progetti dove la costante era la necessità di valorizzare la conoscenza presente in centinaia di milioni di testi. Appare evidente quindi che con l'intelligenza artificiale si sarebbe potuta prevedere questa pandemia. La tecnologia di Expert System può essere applicata a qualunque testo che tratta contenuti di tipo medico. Quindi, oltre che poter analizzare un certificato di un medico di base, un rapporto del pronto soccorso, una ricerca scientifica, la tecnologia può essere applicata anche all'analisi dei tweet in cui ad esempio un utente lamenta un problema di salute dicendo: ho la febbre alta e sto tossendo da giorni. La fase successiva è legata alla capacità di incrociare ed aggregare questi dati in tempo reale e quindi non diciamo con statistiche a 3 mesi dallo scoppio della pandemia. Questa metodologia si chiama Digital Disease Detection
ed è appunto focalizzata nell'intercettare quanto prima la presenza di nuove malattie tramite l'analisi di contenuti di social network. Nella nostra piattaforma di Medical Intelligence abbiamo esteso il concetto della Digital Disease Detection per poter elaborare anche i contenuti prodotti dal personale medico. Infatti più sensori abbiamo, più aumenta la capacità di intercettare una nuova pandemia nella primissima fase in cui si manifesta. In questo momento è molto probabile che l'indice R0 sia sotto l'1. Le misure hanno funzionato e ora possiamo programmare il futuro. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una sua intervista televisiva. È un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a 3 o 4, ovvero un soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone fino a qualche settimana fa, ha proseguito il ministro, aggiungendo che non dobbiamo abbassare la guardia. Stiamo lavorando al domani, ma anche nella fase 2 dovremo convivere col virus, perché il virus non scomparirà. La direzione è quella giusta, ma guai a pensare che il nemico sia stato sconfitto. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.